La Bolivia è un grande stato dell'America meridionale, ricco di biodiversità e di risorse naturali. Purtroppo la sua arretratezza tecnologica e le forti pressioni delle multinazionali, sempre a caccia di materie prime a buon mercato, non hanno consentito uno sviluppo armonico del paese. Per questo si dice che la Bolivia sia un mendicante seduto su di un trono d'oro. Per provare a sopravvivere, molte persone che vivono nella zona andina sono costrette a lasciare le montagne per cercare fortuna nelle città situate più a valle. Molte di queste arrivano a Cochabamba, situata a 2500 metri di altitudine nel centro della Bolivia. La diocesi di Cochabamba vive sempre le dimensioni di sfide continue proprio per l'arrivo della gente dalle montagne, come dalle vallate che passano momenti di difficoltà o che sognano che la città gli dia risposte migliori e maggiori di quelle che hanno vivendo sui monti o vivendo lontano dal grande mercato della città. In realtà questa situazione diventa l'aumento della città come in maniera destrutturata, mancanza di servizi, con povertà culturale, la perdita per chi arriva in queste situazioni di valori di riferimento della propria vita, perché nelle comunità piccole, rurali o disperse c'era un intorno che li sosteneva, nella città tutto questo svanisce. Caritas Ambrosiana ha accolto già 10 anni fa la proposta della diocesi di Cochabamba, della Caritas di Cochabamba, nel fare insieme un pezzo di strada. E questa strada si è sviluppata poi in diversi progetti di sviluppo, sui diritti, ma anche sulla sensibilizzazione alla carità. Proprio 6 anni fa, nella campagna di avvento del 2010, lanciavamo una prima fase di questo progetto di formazione, di sviluppo e rafforzamento delle Caritas parrocchiali. Nel 2006 la diocesi di Cochabamba ha inserito la formazione delle Caritas parrocchiali negli obiettivi del decennio 2010-2020. Da allora Caritas Ambrosiana ha svolto un ruolo fondamentale di supporto nella costituzione e organizzazione dei comitati parrocchiali, che oggi sono 34. L'esperienza di sviluppo della Caritas nella diocesi di Cochabamba serve anche da esempio per altre diocesi boliviane, contribuendo alla diffusione di una cultura della solidarietà. Ma il contesto cambia sempre più velocemente. Inondazioni e siccità rendono improduttivi i campi e cresce di anno in anno il numero dei contadini poveri che vanno a ingrandire le periferie delle città. Le Caritas parrocchiali si trovano quindi di fronte a situazioni di disagio sempre più diffuse e allo stesso tempo sentono la responsabilità di fare il possibile per prevenirle, lavorando alla creazione di una coscienza sociale. Questi fenomeni di siccità che si alternano alle inondazioni non sono fenomeni casuali, sciolti, che a volte si danno e a volte no, sino che sta diventando una storia di tutti gli anni, e questo perché il clima nel quale viviamo sta cambiando, la natura sta risentendo dei cambi climatici, quindi sta rispondendo a questo secondo le leggi stesse della natura. E questo coinvolge la vita delle persone. Allora Caritas deve aiutare le persone a capire che possono fare qualcosa di fronte a questo fenomeno nuovo e tentare di costruire insieme dal basso
delle risposte. Allora l'organizzazione della carità locale, anche di una parrocchia, passa anche attraverso processi di sensibilizzazione rispetto alla tematica ecologica, rispetto alla natura, l'applicazione della Laudato Si, che tocca la vita di ogni giorno, da chi ha il vaso di fiori a chi butta i rifiuti. I comitati seguono una formazione periodica e permanente per comprendere i bisogni delle proprie comunità, individuare le risorse locali, coinvolgere le associazioni, le istituzioni, le università e le imprese in un'ottica di corresponsabilità. Questo tipo di percorso durante questi 10 anni lo abbiamo accompagnato con una presenza stabile. È stata la presenza di 17 giovani che Caritas Ambrosiana ha inviato a Cochabamba nell'accompagnamento al percorso della formazione e organizzazione delle Caritas parrocchiali. I giovani sono stati anche quelli che durante i campi estivi hanno incontrato altri giovani e hanno sperimentato piccole esperienze durante l'estate per qualche settimana di servizio alle persone in situazioni di disagio, di povertà e di fragilità. Ecco, vorremmo che questa implicazione dei giovani della diocesi di Cochabamba si rafforzi. I giovani hanno un po' la speranza di pensare, di sognare un mondo migliore, no? E un mondo che quindi anche vada ad incidere sulle varie povertà, sulle conseguenze, ma anche sulle cause. Il progetto punta ad ampliare progressivamente a tutte le parrocchie della diocesi la presenza di comitati parrocchiali costituiti da persone sensibili, formate e attive, che sappiano coinvolgere nelle proprie attività la fascia giovanile. Ma c'è anche un tema di un debito sociale e un debito ecologico che abbiamo di fronte ai paesi più poveri in strutture industriali, ma più ricche dal punto di vista forestale e ambientale e ecologico. Allora abbiamo una responsabilità, perché noi per fare le industrie, per avere ricchezza, abbiamo distrutto la natura, e chiediamo allora di conservarla perché noi ne abbiamo bisogno. Questo è quello che la Laudato Si chiama il debito ecologico che hanno i paesi benestanti di fronte ai paesi poveri ma ricchi nella natura. Dall'altra parte credo che come cristiani, assumendo ciò che ci insegna la fede e la dottrina e il Vangelo, la nostra fede senza le opere è morta. E quindi se davvero la nostra fede illumina la nostra realtà, ci aiuta a costruire risposte di solidarietà a chi oggi vive sfide nuove che toccano anche la nostra vita, ma per loro sono sfide fondamentali, importanti, dove devono giocarsi nel pane di ogni giorno. Caritas Ambrosiana e Ufficio Diocesano per la Pastorale Missionaria propongono per l'avvento di Carità 2016 il progetto Sviluppo delle Caritas Parrocchiali. Sono necessari 20.000 euro che serviranno a incrementare il numero di Caritas parrocchiali presenti sul territorio, andando ad ampliare i percorsi di aiuto ai poveri.